E nulla ragazzi, adesso andiamo da Tigotà e andiamo ad acquistare questi prodotti approvati dal metodo. Farò un pochino di spesa e poi vi farò vedere. Siamo quasi. Lo fai vedere ragazzi, i capelli alla luce. Secondo me li faccio mai vedere. Boh, comunque le sfumature sono bellissime di questa maschera colorante. Troppo belle. Ok ragazzi, noi siamo andati da Tigotà e adesso andiamo a fare un po' di shopping per capelli ricci. Mio marito sarà molto contento. Allora ragazzi, ho iniziato acquistando questo qua della palette. Ho visto che qui da Tigotà c'è hard cemento che di solito tutti cercate. Sono indecisa quale prendere questa volta da provare. Adesso vediamo un pochino. Proverò anche dei prodotti Nivea. Però abbiamo anche questo qui. Ok ragazzi, poi ho visto che anche questo qui è approvato dal metodo, quindi sto pensando di prenderlo e di provarlo. Vediamo un pochino. Dovrebbe essere tutto approvato, quindi direi di prenderlo e di provarlo. Ok ragazzi, poi prenderò anche il gel questo qua modellante anti-umidità della Nova e anche la sfuma, ma questa ce l'ho a casa, poi la proveremo insieme, è buonissima ragazzi. Ho preso un po' di prodotti della Nova che sono tutti approvati dal metodo e insomma è una linea fantastica. E niente, adesso vado in cassa a pagare e poi vi faccio vedere a casa che cosa ho acquistato. Tutto il resto che non avete. Ok ragazze, spesa fatta. Adesso quando arrivo a casa vi farò vedere poi tutti i prodotti che ho comprato. E ovviamente li proveremo tutti insieme. Sì, benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, l'altro giorno sono andata da Tigotà, ragazze, e ho acquistato un po' di prodotti da provare e alcuni invece da farvi vedere che avevo già provato e che mi ero trovata bene. Quindi ho deciso di fare uno svuota la spesa da Tigotà. Cercherò di dirvi anche i prezzi. Io ho speso intorno ai 60 euro, però ovviamente io acquisto questa mole di prodotti perché poi li proverò qua sul canale per voi, per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto per i vostri capelli ricci. Ma prima di iniziare, ragazze, se vi fa piacere, se vi piacciono queste tipologie di video, mi raccomando, lasciate un like di supporto al canale, iscrivetevi al canale YouTube per aiutarmi a continuare a girare queste tipologie di video e se vi fa piacere, seguitemi anche su Instagram al nome RicciEcapricci92. Quindi direi di partire con la sigla ed iniziare subito. Tigotà, io adoro tantissimo fare questi video, mio marito un pochino meno perché comunque si spende un pochino, però ho anche qua lo scontrino così vi dirò anche tutti i prezzi dei prodotti. Come leggete dal titolo, sono tutti prodotti low cost, quindi non superano i 5 euro tranne che per una linea, ma quella poi ne parliamo dopo. Quindi iniziamo a vedere il primo prodotto che ho acquistato. Iniziamo subito con questo gel qua. Questo gel qua, ragazze, è stata una scoperta, è stata una rivoluzione perché è un gel che protegge i capelli anche, diciamo, dai raggi ultravioletti ed è un gel super low cost, cioè è un gel che costa 1,99 euro, è approvato dal metodo, se non sbaglio contiene una proteina verso la fine dell'inci, quindi diciamo è ben equilibrato e contiene inoltre la vitamina B5 per fortificare i capelli. E è un gel della Mil Mil, ragazze, però cioè è stata una scoperta perché questo che vedete è il risultato che ho ottenuto applicando soltanto questo gel qua. Ovviamente, ragazze, ho girato il video, quindi lo trovate sul mio canale YouTube e per sicurezza vi posso assicurare che questo gel qua l'ho pagato addirittura 1,49 euro, quindi neanche 1,99 euro, quindi super super approvato. E ovviamente vi ricordo che tutti i prodotti che vedete sono approvati dal metodo e ragazze, boh, comunque vi lascio il video perché veramente merita essere guardato perché è un video, è un gel super leggero, ragazze, è andato a definirmi tantissimo tantissimissimo i capelli, ma la cosa strana è che non mi ha assolutamente seccato i capelli, anzi li ha lasciati proprio un effetto naturale super voluminoso e definito. Beh, ragazze, per 1,49 euro direi che si può assolutamente provare. Partiamo con gli altri. Il secondo prodotto che ho acquistato, ragazze, è questa palette qui. È la palette, scusate, la palette è una mousse.
È una mousse modella Ricci, molto leggera, è una, infatti una tenuta 2, io amo tantissimo le mousse, anche queste approvate, e della palette, e vi dico quanto l'ho pagata, è da provare perché ancora non l'ho mai provata, questa l'ho pagata 2,65 euro. La seconda mousse che ho acquistato è questa della Nivea, ragazzi, io ho usato per tantissimi anni la linea Nivea per i miei capelli, la adoravo tantissimo, quindi non vedo l'ora di provarla. Io ho preso ho acquistato la numero 4. Questa mousse qui l'ho pagata 2,50 euro. Come vi ho detto, li proveremo tutti. Ok ragazze, per quanto riguarda le mousse ho finito, adesso passiamo ai gel. Ho acquistato questo gel qui, il Tafta, è molto conosciuto, molte ragazze lo provano e quindi assolutamente devo provarlo anch'io, solo che ragazze, vabbè, ce n'è un botto di prodotto e ovviamente sono prodotti che poi dovrò utilizzare tutti perché non si spreca niente. E questo prodotto qui, approvato dal metodo, è un gel che inizialmente può sembrare con una tenuta forte, però poi ho visto che comunque anche sulle ragazze americane dava una tenuta abbastanza media, quindi non siamo molto forte come c'è scritto qua. E il gel Tafta l'ho pagato 2,99 euro. Altro gel assolutamente che devo provare e fa sempre parte della linea del famosissimo Hard Cement. Allora, questo gel qui, ragazze, l'ho pagato, forse è stato il più caro dei gel, no, perché c'è anche il gel Noa, l'ho pagato 3,39 euro, ovviamente da provare anche questo. Poi ragazze, come ultimo gel ho acquistato questo qua Noa. Questo Noa, ragazze, per chi mi segue già lo conoscete, è un gel proteico, contiene proteine e costa un pochino di più, quindi non siamo super ovviamente 5 euro, un po' tutta la linea Noa, ragazze, è abbastanza costosa per essere una linea da supermercato, perché è comunque dei prezzi molto alti, però ragazze vi assicuro che hanno una resa fantastica. E questo gel qua, perché l'avevo finito, l'ho pagato 7,50 euro. È favolosa anche la sua spuma, la sua spuma, che però vedremo insieme, poi farò un video soltanto dedicato a Noa. Poi ragazze, come ultimo prodotto è una crema Ricci Definiti, cioè, diciamo è una Ricci Perfetti anticrespo, io la userei di più come leave-in, e la crema questa qua, Nivea Cool, e questa qui, questa linea qua, la Nivea Mousse, la crema Ricci, l'ho pagata 3,88 euro, ovviamente la proveremo insieme alla sua mousse, quindi insieme alla mousse Nivea, e assolutamente non vedo l'ora di provarla perché ho visto anche molte ragazze che l'hanno provata e si sono trovate benissimo. Mamma mia ragazzi, c'è un profumo buonissimo. Ho finito con i prodotti styling e passiamo a prodotti per i capelli, quindi per il lavaggio ho preso il mio solito il mio solito balsamo preferito dell'Ecos, questo qui è stato uno dei primi balsami che ancora ragazze non riesco a sostituire perché io lo amo tantissimo, la linea quella, l'aloe vera biologica, e mi piace perché contiene un sacco di prodotti, ingredienti di origine naturale, e questo qua l'ho pagato 3,50 euro questo qua, però ragazzi vi assicuro che vi dura tantissimo perché ha 250 ml di prodotto, cioè tipo io ci faccio 2 mesi con questo balsamo qua, e ragazzi dovete assolutamente provarlo perché sono sicura che vi innamorerete. Infine ragazzi, ho comprato ho acquistato la maschera Schultz, e questa qua ragazzi io non posso farne a meno, è un prodotto da supermercato low cost, contiene proteine, ma proteine molto equilibrate, molto bilanciate tra di loro, e contiene camomilla, e questa qui l'ho pagata, ma la trovate assolutamente da tutte le parti, quindi non solo da Tigotà, e l'ho pagata, andiamo a vedere,
4,70 euro. Io l'ho acquistato. Ecco, poi ho comprato anche il mio fondotinta. Spesso mi chiedete quale fondotinta utilizzo. Io utilizzo, ragazze, anche quello di Puro Bio. Però quando giro i video, visto che mi cade dell'acqua addosso mentre lavo i capelli, utilizzo lui. Cioè, ragazzi, non riesco ancora a batterlo. Mi piace tantissimo. Ho provato tantissimi fondotinti in vita mia. Fondotinta in vita mia, ragazze, anche costosissimi. Quindi stiamo parlando di 40-50 euro. Però per il momento nulla batte lui. E io prendo il 110 Vanille Rose, questo qui, vediamo se si vede, eccolo qui, ed è L'Oreal, è l'Infallible Matte Cover, e l'ho pagato, ve lo dico pure quanto l'ho pagato, 17,95 euro. Ragazze, però vi assicuro che mi dura veramente tantissimo, ed è facile, potete stenderlo sia col pennello sia con la beauty blender, con le mani. Io per esempio oggi l'ho steso con le mani, boh, fantastico ragazze. Per ora non riesco a farne a meno, non riesco a concludere, ragazze. Tutti questi prodotti che vi ho fatto vedere sono prodotti facilmente reperibili anche ai supermercati, quindi li trovate in tutti i supermercati come Conad, Esselunga, Coop, quelli più forniti sicuramente li trovate, e in tutti i negozi per la bellezza. Gli unici prodotti che farete un po' di difficoltà a trovare sono il balsamo dell'Ecos e il gel Noah. Ah, mi sono dimenticata, un prodotto super che ne parleremo anche insieme, che è questo impacco capelli trattamento ricostituente con acido di Noah. Questa maschera costa un pochino, infatti non rientrano all'interno dei 5 euro dei prodotti, e 45, quindi quasi 10 euro. Oggi l'ho usata per fare i capelli, per lavarli, è un impacco che sto testando, ma poi vi parlerò di tutta questa linea Noah, ragazze, perché secondo me è una linea fantastica, soprattutto se volete avere capelli più corposi, più rimpolpati, e vi assicuro, ragazze, che funziona alla grande. Però ve ne parlerò, poi in un video. E niente, detto questo, ragazze, spero, ragazze, lasciate un like se questa tipologia di video vi è piaciuto, fatemi sapere se qualcuno di voi ha provato questi prodotti, soprattutto come vi siete trovati, e nulla, vi mando un bacio e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Alla prossima, ciao!